Israele va incontro alla quinta elezione in tre anni, dopo che il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato lo scioglimento della Knesset per la prossima settimana, ponendo fine al 36esimo governo israeliano, dopo mesi di tentativi di stabilizzazione di una coalizione frammentata composta da 8 partiti ideologicamente eterogenei. Io e il mio amico, il ministro degli esteri Yair Lapid, abbiamo deciso di lavorare insieme, di sciogliere la Knesset e di fissare le elezioni in un momento concordato, trasferendo allo stesso tempo il potere in modo ordinato e garantendo l'interesse nazionale dello Stato di Israele. Proprio Lapid, come da accordi preesistenti, assumerà il ruolo di primo ministro ad interim. Anche se andremo alle elezioni tra pochi mesi, le nostre sfide come Stato non possono aspettare. Dobbiamo affrontare il carovita, gestire la lotta contro Iran, Hamas ed Hezbollah, affrontare le forze che minacciano di rendere Israele uno Stato non democratico. Una notizia gradita per l'ex primo ministro di lungo corso, Benjamin Netanyahu, che potrebbe provare a tornare nuovamente in carica. Questa sera la gente sorride, ci stiamo liberando del peggior governo della storia di Israele, ha dichiarato. Per molti l'annuncio non arriva come una sorpresa, come spiega questa elettrice. Penso ci sia voluto fin troppo, ecco cosa penso. Ho aspettato per molto tempo, per 12 mesi. Chi sarà il prossimo non lo so, ma so che non stava funzionando. Se tutto andrà come previsto, le prossime elezioni dovrebbero tenersi in ottobre.